Beh, è stata una prova, davvero. Comprare una macchina di queste dimensioni e cominciare a tagliarla è stata una sfida. Diciamo che forse tra tutte le cose che si possono fare, che insomma prevede costruire un van, un camper, tagliare le finestre è una delle cose che ha messo più ansia. Perché, sai, compri una macchina, ho comprato una macchina nuova e la prima cosa che faccio è tagliarla la lamiera, insomma, perché non torni più indietro. Cioè, immaginati, non so se la notte prima ho dormito perché ho detto, oddio, non posso fare il buco più grande. Insomma, tutto sommato è una cosa semplice, però è stato davvero qualcosa su cui, che ricorderò, di tutta la costruzione. Ma torniamo all'inizio, torniamo al principio di questo viaggio con il bar, perché sono arrivato a casa e ogni mattina guardavo fuori dalla finestra e dicevo, cavolo, veramente ho comprato un furgone di 6 metri e più e non smettevo di guardarlo. E a un certo punto, informandomi, perché tutto è nato attraverso la ricerca su internet di cosa andava fatto in modo corretto, abbiamo trovato le prime finestre. Quindi appunto le prime finestre, dico, perché è stata un'avventura. Abbiamo ordinato le finestre in Italia, abbiamo scelto dove metterle naturalmente prima, la dimensione eccetera eccetera. Tempo che ci arrivano, mi rendo conto che in realtà era un po' più complicato del previsto farle, nel senso che Dumbo, Ford Transit, ha una struttura interna un po' particolare, quindi quelle che abbiamo preso sono delle classiche finestre per camper, che però non erano così adatte per il nostro van. Avevamo bisogno di una cornice in legno interna, andava fatto in un certo modo. Insomma, in realtà la decisione di poi cambiarla è stata principalmente però perché non volevamo che dall'esterno sembrassimo un camper. Sì, perché in effetti abbiamo capito che ci piace la vita da van, ma non vogliamo essere identificati con ciò, nel senso che se vuoi campare, pernottare da qualche parte, volevamo essere più in incognito possibile. Infatti abbiamo preso anche mimetico, se ci mettiamo in natura questo colore si mimetizza benissimo, meglio del bianco, no? Quindi cambiare le finestre, questo implicava usare le finestre originali di Ford, quindi che prendessero veramente bene la cornice del van. E cerca, sembravano impossibili da trovare, non lo so come mai, e alla fine le trovo in Olanda da un produttore, certificate naturalmente tutto quanto, e me le faccio spedire e finalmente possiamo iniziare la vera costruzione, il vero assemblaggio delle finestre. Queste sono le nuove finestre, non una tavoletta di cioccolato. Sì, l'emozione di veramente tagliare la lamiera è qualcosa di indescrivibile, perché è quasi il primo passo, perché diventi veramente una casa su ruote. Quindi mi riempi di gioia ancora a pensarci, perché wow! I dubbi che venivano, e tagliamo giusto, misuriamo all'interno, misuriamo all'esterno, perché naturalmente fuori non è uguale a dentro, perché tutta questa costruzione delle finestre non era speculare dentro a fuori, il van è diverso leggermente, quindi capivamo come possiamo tagliare in modo che siamo sicuri che la finestra poi stia dentro. E cresceva anche la sensazione di volerle veramente vedere attaccate, ma allo stesso modo pensavamo, dobbiamo farlo bene, deve essere fatto bene, perché se sbagliamo cosa facciamo? Ci mettiamo un po' di scotch. E nella costruzione di un furgone ho capito che devi guardare le cose più avanti, dire, se faccio questo adesso cosa succede? Qual è il risultato futuro? Cioè di guardare 10 step oltre.
Van mi sta insegnando tantissimo. La costruzione, sì, di una semplice macchina mi sta insegnando tanto su come anche la vita sia molto simile. A volte non puoi essere certo 100% quante misure puoi prendere, e a volte ci sono degli imprevisti che non puoi veramente calcolare prima, per quanto bravo io possa essere, insomma. L'idea principale è quella di avere bene in chiaro che cosa vuoi fare. Questo aiuta sicuramente a portare avanti il progetto nel modo migliore, qualsiasi esso sia. Io vado a prendere il primer, questa bella signorina si preoccupa di pulire bene. Mi raccomando, pulite bene, perché le finestre non devono cadere quando poi andiamo in macchina. Le finestre le abbiamo progettate in questo modo. Abbiamo detto, bene, ne facciamo due belle grandi dietro. Non si aprono, ma ci danno un sacco di luce. Sono molto molto grandi. Ne abbiamo una laterale che si apre, quindi scorrevole, nella zona però dietro al guidatore. E ne abbiamo poi due oblò, quindi uno dietro dove metteremo il letto, perché l'idea mia era quella, quando mi stendo posso guardare fuori. E un secondo è un ventilatore. Abbiamo scelto un ventilatore molto molto buono che ci hanno consigliato, che abbiamo visto delle recensioni buone, perché è anche, diciamo, un modo per aspirare l'aria magari della cucina, del bagno, l'umidità. E quindi abbiamo due oblò. L'abbiamo fatto il secondo oblò, il ventilatore, leggermente spostato verso destra, non è perfettamente in centro come l'altro, perché metteremo a fianco la doccia, quindi avremo la doccia da una parte e l'oblò esattamente di fronte, così l'aria umida che si creerà nella doccia verrà aspirata dall'oblò. Tanti, quando hanno visto l'oblò, hanno detto, ma lo sai che non è dritto, vero? Tutti preoccupati, sì, lo so. Beh, ora che le finestre sono dentro, posso solo dire che sono esattamente come le immaginavo. Sono bellissime e Dumbo sta diventando un gran figo. Mi piace davvero tanto. E ci vediamo al prossimo video. Iscriviti per rimanere aggiornato, lasciami un commento, fammi sapere che cosa ne pensi. Se siamo un po' matti, se stiamo facendo qualcosa magari di sbagliato, dei consigli, scrivili pure nei commenti. Vabbè, ormai è troppo tardi, l'abbiamo già costruito. Però veramente mi piacerebbe sapere anche le tue idee, se ti piacerebbe costruire un van, se lo stai costruendo, quale stai costruendo, qual è il tuo sogno, e ricordati di seguire il tuo cuore. A volte le persone o la nostra testa ci dice che non ha senso, non sai quante volte me l'ha detto la mia testa che non aveva senso. Oggi posso solo dirti che è stata la scelta più bella che potevo fare in questo momento. Ci vediamo al prossimo video, ciao!